Ciao Bibiofili, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi vi porto un unboxing super mega speciale perché mi è arrivato un pacco giunti enorme. Guardate quanto è grande, pesa probabilmente più di me. Sono stata contattata dalla Giunti per fare questa collaborazione per questo unboxing. Abbiamo scelto più o meno insieme i libri che sono presenti qui dentro, se non sbaglio sono ben 6 libri. E appunto farò questo unboxing, vi mostrerò i libri e pian piano vi porterò le recensioni. Io ringrazio tantissimo la Giunti, in particolare Chiara con cui mi sono sentita per questo pacco meraviglioso. Sembra Natale, cioè io sento che oggi è Natale, anche se siamo a settembre, però guardate quanto è bello. Niente, sono troppo contenta e ora lo spacchettiamo insieme. Io davvero... No, veramente, è Natale. Solite forbici, perché non sarà per niente semplice aprire questo pacco. Però, insomma, ci proviamo. Oh, mamma, qui si muove tutto, tra l'altro. Ok. Riuscita ad aprirlo, stranamente, con poche difficoltà. E ora, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Vediamo cosa c'è qui dentro. Ok. Che carina, mi hanno fatto questo biglietto con scritto buona lettura. Mio Dio, quanti libri. Ok, 5 libri. Allora, iniziamo con questo. Questo è Più veloce dei ricordi. Più veloce dei ricordi di Jeremy Jackson. Al prezzo di 12 euro appunto per la Giunti, copertina flessibile. Kevin è un giovane corridore promettente, ma senza troppa convinzione. Tutto cambia quando una notte, dopo una gara, il pulmino che riporta a casa i compagni di squadra, la fidanzata, l'allenatore, finisce tragicamente in un fiume. Solo Kevin si salverà perché quella notte sta tornando a casa in auto con i genitori. Quindi, più o meno, è una sorta di dramma. E sembra molto bello in realtà questo qui. E non vedo l'ora di leggerlo. Poi c'è questo, Wonder, di R.J. Palacio e mio Dio, non giudicare una persona dalla faccia, un libro dalla copertina. Si è parlato molto di questo libro, parla di questo ragazzino che appunto ha una faccia straordinaria, come viene detto qui. Uscirà presto il film e non vedo l'ora di leggerlo. C'è poi Insegnami a vedere l'alba di Josh Sundquist. Questo 13 euro e questo qui, se non sbaglio, appunto si parla di un ragazzo cieco che decide però di andare al liceo normalmente e tranquillamente e niente, è meraviglioso. Non vedo l'ora di leggere anche questo perché sembra molto carino. Infine quelli che volevo di più, ovvero questo Hyperversum di Cecilia Randall. Mio Dio, è enorme, 9,90 euro, e questo qui praticamente parla di questo ragazzo che finisce in un videogioco medievale ambientato nella Francia del Medioevo. Insomma, sembra meraviglioso, è enorme, non vedo l'ora di leggerlo, questo già so che lo amerò. Ed infine Attraverso il fuoco di Josephine Angelini, questo l'ho chiesto io, al prezzo di 16,50 euro, e parla di streghe, di Salem, e io non vedo l'ora di leggerlo. Il pacco è vuoto, quindi questi sono i libri, sono troppo contenta appunto, meraviglia, non vedo l'ora di leggerli tutti. Io ringrazio ancora tantissimo la Giunti e niente, spero davvero che... abbiate potuto leggere questi libri. Voi fatemi sapere voi cosa ne pensate, se li volete leggere, volete altre info, scrivetemele qui sotto. Sono troppo contenta, è Natale, per me è Natale, ragazzi. E niente, contentissima davvero. Spero che l'unboxing vi sia piaciuto, fatemi sapere se avete letto questi libri appunto, ringrazio ancora la Giunti e niente, noi ci vediamo con le recensioni, perché comunque farò le recensioni di questi libri, e ci vediamo al prossimo video, qui sotto il link per acquistarli e tutto il resto, al prossimo video, ciao!